di studio che prima non erano, non avevano autonomia accademica, la letteratura ispano-americana. In un caso che questo interesse si fosse tolto anzitutto in cattedre presso le scuole di economia o di lingua, il primo insegnamento di Bellini è alla Bocconi, prima forse a Venezia e poi in Bocconi. Mi incuriosiva questo difficile apertura dell'Accademia Italiana a discipline nuove, mi ricordava un po' l'apertura anche agli studi slavi, per esempio, che nell'immediato primo dopoguerra, che è andata negli studi slavi, letteratura andava nel 22-23 a Padova. Cioè, mi incuriosiva molto questa apertura dell'Accademia, o perlomeno il crearsi di discipline accademiche precise. E Bellini è stato il protagonista di questa stagione dell'università italiana, che è stata una stagione di grande importanza. Ecco, questo mi ha colpito nella storia accademica di Bellini, il ruolo che ha avuto, così come poi il ruolo che ha avuto all'interno del CNR, quando il CNR si apre alle discipline, come dire, umanistiche, o alle scienze sociali, alle discipline umanistiche. Anche qui un ruolo importante, il rapporto con Bosco sembrava quasi scritto della storia dei due personaggi, no? Si dovessero in qualche modo messi insieme, non potevano non incontrarsi, non solo perché condividevano un interesse per un terreno di studi comuni, no? Ma perché, se pensiamo anche a quello che ha fatto Bosco, soprattutto quando ha diretto le relazioni internazionali. Io credo che una delle opere di Bosco, che almeno noi citiamo, è l'inventario delle fonti, degli archivi ottomani per la storia del Mediterraneo. Credo che sia uno dei pochi inventari non prodotto dalle storiografie europee sugli archivi ottomani. C'è una capacità di Bosco di leggere il Mediterraneo come area larga di interesse, in cui ovviamente entravano la storia istituzionale.